Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come promesso, iniziamo con le review dei giocatori Foot Fantasy e ve ne porto addirittura 4. Infatti andremo a vedere come si comportano in game Camavinga, Jimenez, Gelson e anche Van de Beek. Mettetevi comodi e gustatevi questa review. Partiamo subito dal centrocampista francese del Real Madrid che si presenta così comodo con un tiro a giro senza neanche il timed con il piede debole quando ha 3. Qui invece iniziano gli ottimi recuperi con intercettazioni automatiche sulle linee di passaggio, veramente mi ha colpito sotto questo punto Camavinga, è sempre lì a dare fastidio. Poi guardate qui che progressione, recupera palla dietro la linea, dritto per dritto arriva con la sua lunga falcata dentro l'area, passaggio teso e assist a Vinicius. Ancora guardate qui con il raddoppio come va a posizionarsi perfettamente a recuperare palla, anche in questo caso mantiene la posizione benissimo perché io non lo stavo controllando. Ancora una volta qui con il raddoppio si avvicina, mantiene la posizione e intercetta. Guardate tutta questa sequenza di recuperi palla totalmente in maniera automatica e questa è la cosa che più mi ha colpito di questo Camavinga. Passiamo invece a Gelson che qui si esibisce in questi speed boost che però onestamente mi hanno un po' lasciato interdetto perché alle volte lo fa bene, alle volte lo fa male. Questo perché per via del suo body type che al momento non lo rende così esplosivo. Guardate qua, due volte sul cambio di passo, sull'incrocio, non è che ha dato quello strappo importante. Cosa che invece guardate qui come fa addirittura uno e poi due volte consecutivamente. Quindi un oggetto un po' misterioso questo Gelson, davanti poi non ha inciso tantissimo. Jimenez, un altro giocatore abbastanza particolare, qui subito il suo punto più dolente, ovvero la velocità, perché una volta che l'avversario gli passa dietro fa fatica a recuperare. Qui ottimo l'autoblock invece a centro l'aria, ottimo anche questa intercettazione con il raddoppio, anche qua si mette molto bene sulla linea di passaggio, è ottimo nelle intercettazioni, abilissimo anche in questi contrasti puliti a tenere lì il pallone, però allarga molto bene il piede per non far passare la palla. Van de Beek subito ci ha fatto vedere invece un intercetto, palla al piede in fase di impostazione per via anche poi del 3-3, non risulta così efficace, però anche lui come Camavinga, guardate qua, sempre super pulito negli interventi, super puntuale nelle intercettazioni, con il raddoppio si fa sentire veramente tanto. Lui è probabilmente insieme al centrocampista francese la piacevole sorpresa di questo video, lo possiamo definire una specie di Guendouzi della Premier League. Guardate qua pure questa scivolata. Allora raga, dopo averli testati questi quattro campioncini, veniamo a noi, considerazioni finali. Partendo da Jimenez, pagato 86.000 crediti, vi dico che è un giocatore che esattamente vale in game quello che costa, quindi non vi aspettate un rendimento fantabolante. In particolare, quello che non è che mi abbia fatto impazzire è il 57 di agilità, perché con l'L2 l'ho trovato veramente tanto 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 pesante. Quindi quando si ritrovava un avversario molto agile in area di rigore che gli cambiava direzione, faceva un po' fatica a stargli dietro. Poi per carità, grazie alla sua fisicità, forza e aggressività, riusciva anche a intervenire il più delle volte, però alle volte rimaneva anche indietro. Così come rimane tanto indietro quando si tratta di recuperare qualcuno in campo aperto, quell'85 e quell'84 che ha di accelerazione e velocità scatto, tradotti in game non si sentono, mo vuoi per l'altezza, vuoi per il body type, vuoi perché comunque, ripeto, è un giocatore abbastanza impacciato, veramente quando cannate l'intervento fatevi il segno della croce perché questo, mi sono passati dietro Muriel, giocatori che non è che siano chissà quali attaccanti e lui non riusciva proprio. Quindi mi ha dato abbastanza sicurezza quando mi ritrovavo a difendere dentro l'area di rigore, molto buono anche quando veniva mandato il raddoppio, ottimo, ottimo intervento automatico, fa bene anche gli autoblock, i contrasti li fa in maniera molto precisa e pulita, però quando c'è da scappare, quando c'è da intervenire in mezzo al campo non è proprio il giocatore ideale, quindi non lo so, penso magari ad un Koundé che è il suo diretto concorrente, costa un pochino in più ma è sicuramente più forte, Militao rimane ancora più forte in Liga, quindi non è che mi abbia proprio fatto impazzire, non lo collocherei tra i top difensori allo stato attuale. Poi magari un upgrade potrebbe cambiare, però quando un giocatore nasce tondo di sicuro non muore quadrato, sapete come la penso. Quindi Jimenez rimandato. Gelson Martins, questo è un altro capitolo abbastanza spigoloso, perché parliamo di un giocatore che ha le sue solite 5 skill e 3 di piede debole, che si sente tutto perché quando la palla gli capita col sinistro, che sia un passaggio o un tiro, scordatevi che ne esca qualcosa di buono. Il suo body type è il tallone d'Achille, perché
98 di accelerazione e 98 di velocità scatto si sentono tanto quando correte e basta, quindi senza fare lo speed boost, perché quando fate lo speed boost, alle volte, come se ci fosse qualcuno che gli trattiene il pantaloncino, non ce la fa, rimane, non sprigiona tutta quella che dovrebbe essere la sua esplosività palla al piede, quindi questo dipende dal suo body type e è un problema che si porta dietro anche dalla versione 85 ed è una cosa che non mi ha fatto proprio impazzire. Quando è arrivato in zona di finalizzazione col destro qualcosina l'ha pure fatta, però un'altra roba che mi trigger è vedere 99 di agilità e poi pensare utente medio, cavolo questo sarà stra-agile, e no, perché ha 84 di reattività e il body type, ripeto, che lo penalizza tanto. Quindi, boh, onestamente io se dovessi scegliere un esterno in una Ligue 1 andrei a prendere tuttora un Messi base oppure un Messi IF, ovviamente. Però questo Gelson, se lo dovessi acquistare, probabilmente eviterei di farlo perché delude un po' quelle che sono le aspettative su una carta che ci si aspettava da un po'. Poi ripeto, soprattutto il 3D debole è poco competitivo arrivati a questo punto. Passiamo invece a quelle che sono le note liete di questo video, perché Donny van de Beek, a dispetto di quello che io mi aspettavo, è veramente un bel giocatore, pagato 187.000 crediti, 1,84 m, alto normale, il 3-3 non è proprio il massimo, su questo sono d'accordo e adesso ne parliamo, però diciamo per farvi capire è una sorta di Guendouzi, bah, a livello soprattutto di rendimento qualità-prezzo. Perché fa assolutamente il suo quando si tratta soprattutto di difendere, tanti interventi automatici, tante intercettazioni, con il raddoppio si butta bene, è piazzato sempre sulle linee di passaggio, è anche molto rapido con l'L2. Quello che ovviamente non mi ha fatto impazzire è la seconda fase, ovvero quella di impostazione, perché è un giocatore che comunque ha 84 di agilità, quindi non è che sia questo fenomeno palla al piede, e in più ha anche 1,84 m, quindi un body type particolare. E poi il 3 di skill e il 3 di piede debole non è che gli danno questa grandissima versatilità. 80 di forza e 82 di aggressività, pensavo che lo rendessero un po' passivo, invece no. Ribadisco, veramente tanta roba con gli interventi automatici, con il raddoppio, con i contrasti. Mi è veramente piaciuto, quindi lo consiglio, lo piazzo in una fascia ovviamente intermedia in una Premier League. Ma paradossalmente, anche se dovessi scegliere magari tra lui è un Allan, ma non ho una squadra completa, piuttosto che spendere tutti quei crediti su Allan, mi inizio a prendere sto Van de Beek, miglioro altri reparti e poi Allan che è più forte lo metto come ciliegina. Però veramente promossissimo. Così come promossissimo sto Camavinga, che si porta un po' dietro i problemi che si può portare dietro un De Jong, perché 4 di skill e 3 di piede debole, però alto, quindi come work rate ci siamo bene per entrambe le fasi. E infatti le entrambe le fasi le fa bene, qui vedete anche 2 gol e un assist, non è che comunque l'ho sfruttato tantissimo per impostare l'azione. È molto veloce, ha una grandissima agilità, anche palla al piede, ovviamente non alla Beyeder per dire, però per un centrocampista comunque di 1,82 m ha una ottima agilità. Intercettazioni, interventi automatici, veramente tanta roba, sta sempre sulla linea di passaggio, dà un fastidio cane sto Camavinga. Alle volte per segnarmi minuti per tagliare le clip, toglievo le mani dal joystick, riguardavo il monitor e mi ritrovavo Camavinga con la palla dai piedi senza un motivo, quindi bene bene. Passaggi che statisticamente sono ottimi, ripeto, alle volte un po' penalizzati dai passaggi col piede destro perché è sinistro, però con il piede sinistro, quando si è trattato anche di dover finalizzare, ha finalizzato bene, e avete visto nelle clip precedenti anche quel gol a giro senza neanche il timed col destro, che devo dire mi ha sorpreso. Camavinga, prezzo comunque un po' altino perché ha ipato, non gioca, quindi non so se prenderà l'upgrade, quello delle tre partite, difficile che prenda anche l'assist e il gol a questo punto, probabile che prenda almeno un +1 per una vittoria del Real Madrid, quindi boh, per me è da valutare benissimo al posto di un Valverde, di un De Jong, ovviamente sempre sotto a un Pedri, però mi è piaciuto veramente tanto. Raga, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi giocatori e chi vorreste vedere sul canale nella prossima recensione. In descrizione trovate tutti i link di riferimento, nonché la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto da Liberoschi, ciao!